Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Scusate già fin da ora, oggi ci sarà un po' di casino perché in casa sto facendo le pulizie. Quindi sono anche in camera, spazio abbastanza piccolo. Però mi è appena arrivato un pacco, quindi volevo fare questo breve video. Ho acquistato infatti questo box che avevo già aperto in vostra compagnia, della Legendary Holo Collection, che era uscita solo in Giappone. Questo invece non è giapponese ma è coreano. Volevo quindi farvi vedere un po' questi prodotti, perché ne girano davvero tanti su internet, soprattutto per quanto riguarda Amazon, eBay. Ce ne sono un sacco, costano poco, ma ci sono diciamo dei pro e dei contro ad acquistare questi prodotti coreani. Innanzitutto il costo è stato veramente poco rispetto a quello che varrebbe questo box. Però quando mi è arrivato il pacco, innanzitutto mi sono accorto che il prodotto, cioè, ok, dovrebbe essere nuovo, però vedete è in condizioni, cioè è stato sbattuto da non so quante parti. Oltretutto ha impiegato praticamente come tempo più di un mese per arrivare. Comunque potete vedere che per esempio qui è rovinato il contenuto. Quindi tanto questo che è un box, ma se ordinate altro tipo blister o altri prodotti potrebbero arrivare rovinatissimi. Questo, quindi vi sconsiglio di ordinare prodotti più fragili, ecco. Qua anche qui abbiamo delle pieghe, adesso non si vede molto bene, qua è un po' rovinato. Poi un'altra cosa che mi è saltata subito all'occhio è il fatto che non è in cellofanato. Quindi doveva essere un prodotto nuovo, però è praticamente, questo box è praticamente chiuso da uno scotch, che adesso voi non vedete bene, ma è uno scotch bello grosso che fa tutto il giro e arriva fino a qua, che lo tiene chiuso e basta, cioè non aveva nient'altro, quindi potrebbe benissimo essere stato aperto e poi richiuso, che io non ne so nulla. Adesso andiamo a vedere il contenuto interno. È un po' rovinato purtroppo. All'interno abbiamo i pacchetti, che adesso non sembrano manomessi, sembrano tutti a posto, a parte per il fatto che sono già divisi, in teoria non dovrebbero essere, quindi penso l'abbia messo dentro lui direttamente. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, i pacchetti ci sono tutti. Andiamo a vedere se effettivamente le carte che sono al suo interno ci sono tutte, se il pull è decente, perché altrimenti vuol dire che è stato appunto manomesso. Allora, dividiamo in due pile, che sono belli questi pacchetti. Voglio vedere se riesco a tenermene uno, magari. Così è impossibile, devo prendere con il forbice. Quindi tagliamo. Addio, mi dispiace di alga. Tagliamo e andiamo a vedere le carte. Allora, innanzitutto abbiamo questo strano coso, scatola promozionale, cioè insieme nella versione giapponese, a quanto pare anche in quella coreana. Le carte sono 5 come nella versione giapponese, adesso dal retro mi sembrano originali. E troviamo, allora, oddio, già iniziamo con quelli difficili. Braixen mi sembra, Rufflet. Abbiamo la full art, che è di alga, e poi abbiamo Inkei e Wobbuffet. Allora, innanzitutto da casa non so se lo notate, ma io da qui lo vedo molto bene, le carte sono di una fattura veramente molto peggiore rispetto alle nostre. La stampa, adesso probabilmente nella telecamera non si vede bene, ma è molto meno bella. Non so se paragonate, ecco, vedete, i colori sono molto più sbiaditi, quelli della versione coreana, e mi avevano già avvisato di questo, cioè in generale le materie utilizzate per fare le carte coreane sono molto molto meno pregiate, quindi è carta stampata normalmente, anche per questo ha un costo minore e logicamente sono anche valutate molto meno. E per quanto riguarda l'olografia mi sembra quasi uguale, se non per il fatto che cioè si vede che è un po' meno bella diciamo del normale. Adesso magari da casa non si vede bene, ma qua io lo vedo bene. Quindi carte adesso mi sembrano in ottime condizioni, quindi questo perfetto. Pensavo avessero anche qualche manomissione, invece sembra tutto a posto. Però le materie delle carte fanno proprio schifo. Mettiamo qua di alga e andiamo ad aprire un altro pacchetto, che il loro si è scritto così. Sì, però rovino tutto, quindi non l'aprirò più così. Tagliamo e via. Ah,
Allora, mettiamo via sto coso che vediamo. Ah sì, qui hanno fatto anche per la Corea questo speciale box. Fanno sempre pubblicità, quindi. Poi dovremmo far così, penso. Andiamo, troviamo Hippopotas. Non viene in mente. Aulucia, ecco. The Denne, sempre solito Brax. E Latias Full Art. Non, cioè, non pensate che in ogni box che trovate trovate le gran full art, è questo set particolare in cui si trovano tutte full art nei pacchetti, eh. Non pensate che i coreani abbiano la fortuna, anzi, normalmente il pool del box coreano è inferiore anche a quello giapponese, quindi mentre in quello giapponese si trovano due tra ex barra full art, così in Corea si andrebbe a trovare due al massimo, non di più, di solito. Latios Full Art, molto bello. Andiamo a mettere un altro. Adesso non sembrano manomesse, cara, sembra tutto a posto, quindi contento di questo. Qui abbiamo la carta per abbiamo la pubblicità del film di Upa e lo scontro epocale. Fenneki. Oh, troviamo un bel Kyurem nero full art, molto belli comunque. Quindi direi, dopo riassumerò anche alla fine comunque quali sono i miei consigli. In generale, ragazzi, se tenetevi alla larga il più possibile dai prodotti coreani, a meno che appunto non abbiate proprio una gran voglia di sbustare a poco prezzo, perché per quello fanno il loro scopo, diciamo. Frogadier, Fennekin e Kyurem Bianco Full Art. Stiamo trovando ovviamente delle gran full art, perché la particolarità di questo set, che è uscito solo in Giappone, pensavo, in realtà è uscito anche in Corea, quindi, e la particolarità di questo set, Legendary Hollow Collection, è appunto il fatto che si trovano dei grani leggendari, uno per bustina, full art, e ci sono due ex, una di Opa e una di Pikachu. Me le avevo già presentate comunque questo set, quindi se non l'avete visto andate pure a rivedere i vecchi video. Qui abbiamo Latios Full Art, il secondo. Dovremmo quasi in teoria completare. Dovremmo trovare. Nella versione giapponese avevo trovato 3 ex in un box. Nella versione coreana non so quante ex si trovino. Speriamo sempre 3, ma non credo. Abbiamo qui Latias Full Art. Andiamo avanti. Andiamo più veloce, che tanto sono carte. Le comuni e non comuni ve le avevo già fatte, già presentate quasi tutte. Allora, oh, un bellissimo Dialga Full Art. Altre carte, vabbè. Un'altra promo di Opa, lo scontro epocale. Qui abbiamo le comuni, vabbè. E un bellissimo Zekrom Full Art, bellissimo, ve le farò vedere alla fine comunque, anche se la versione giapponese è molto migliore, l'olografia è decisamente molto più bella della controparte coreana. Tagliata male qua. Un attimo. La rare, oh, un bellissimo Palkia, Palkia Full Art. Mi sa che era l'unico che non avevo trovato nella versione giapponese del box. Ancora nessuna ex, il che è allarmante, perché non avrei trovato almeno una di questo passo. Però andiamo avanti. Le due non comuni, le due comuni, e un bellissimo Arceus Full Art. La full art, diciamo, più bella, secondo me, di questo set. Ah, sì, l'ho perso da dietro. Abbiamo, un bellissimo Reshiram Full Art. Mi mancava, della versione coreana, perché in giapponese ce l'ho. Andiamo avanti. Peccato che non ci sia nessun Mewtwo Full Art di questa serie, mi sarebbe piaciuto vederlo. Vabbè, che ne abbiamo visti chissà quanti nell'ultimo brick che è uscito.
nel penultimo. Eccoci qua. Queste tutte comuni. E la full art. Oh, abbiamo trovato la prima ex, ragazzi. Ecco, questa è una delle due ex del set, Pikachu X, quella logicamente di più valore, perché Pikachu è cercato un po' da tutti, collezionato dalla metà della gente. E molto bella, comunque devo dire, questa ex, è fatta davvero bene. E l'altra ex è quella di Opa, e che speriamo di trovare, così ve la faccio rivedere, anche se l'avevamo già trovata anche nell'apertura giapponese di questo set. Eccoci qua, e abbiamo un altro Latias full art. Mettiamo qua da parte. Oh, questa è la prima che trovo, ma colleziono. Che bellina! Sembra quella dello schermo del cellulare. Bellina. Andiamo avanti, mancano poche bustine, mancano solo 5. Con questa 6. Eccoci qui, abbiamo un altro Regigigas full art. Dico un altro perché ne avevo trovati due nel box giapponese. Questo è il primo che troviamo, quello coreano. Ho sempre paura di tagliare le carte mentre faccio queste operazioni chirurgiche. Oh, troviamo un altro Pikachu X. Molto bene, ben due X di Pikachu. Però ancora nessuna di Opa. Andiamo avanti. Di full art non so chi mi manca, ma penso più o meno di averle tutte ormai del set coreano. Allora, abbiamo un altro Kyurem bianco full art. Queste sono le comuni, mettiamo qua. Oh, un altro Kyurem nero full art. Bellissimo trovare full art così a randello. Sarebbe bello fosse così anche nei box normali, ma purtroppo non c'è questo pool. Sta sentendola qua. E troviamo un altro Arceus full art. Il pool è stato molto molto buono, devo dire. Abbiamo trovato veramente alcune tra le carte più rare di questo set. Cioè, in generale, aprendo un box dovresti trovarle quasi tutte, perché le full art, tra full art e X non sono molte, e trovandosi in ogni pacchetto. Però diciamo quelle più rare sono appunto Pikachu X e Arceus full art. Abbiamo trovato ben due di ognuna. Un altro Palkia full art. Non abbiamo trovato Opa, purtroppo. Allora, il resoconto possiamo dire che non è stato male questa apertura, anche perché ho trovato ben due Pikachu, anche se puntavo diciamo a 2-3 X, visto che ci sono più pacchetti rispetto alla versione giapponese, ma a quanto pare il pool di X è minore, ma questo me lo potevo aspettare, anche perché, come vi dicevo, normalmente nel box coreano ci sono meno c'è meno pool, diciamo, rispetto a quello giapponese. Allora, venendo ai consigli, se voi trovate dei box a un costo veramente veramente basso su internet coreani, pensateci se prenderli o no, perché comunque, cioè, sbustare fa sempre piacere, non costano molto, spesso le spedizioni sono anche gratis. Però dovete tenere a mente principalmente due cose. Uno è che le carte valgono nettamente di meno sul mercato, quelle coreane, e il motivo è anche perché appunto la carta utilizzata, i materiali utilizzati fanno veramente schifo e al tocco si sente che non è uguale. E la seconda cosa che devo tenere a mente è il fatto che molto spesso questi prodotti o non arrivano e poi il venditore non risponde, perché mi è già capitato, o è capitato anche ad altri, oppure arrivano molto danneggiati. Quindi se dovete prendere qualcosa, prendete dei box, magari come queste edizioni speciali che appunto non sono state portate qui da noi in Occidente, ma sono solo rimaste in Giappone e paesi vicini, e che hanno questo appunto tutte queste carte molto belle, perché in ognuno dei pacchetti si trovava una full art o una ex, mentre vi
sconsiglio i box normali, quelli delle espansioni, perché si trovano una o due ex a dir molto. Spesso sono prodotti che sono stati rimessi, diciamo, ritoccati. Come vedete oggi, per esempio, mi è arrivato con quel famoso scotch che teneva attaccato il tutto senza cellofane e niente. Quindi, ragazzi, io sono molto felice perché ho trovato queste gran carte, però se non è per queste edizioni speciali, appunto, vi sconsiglio i prodotti coreani.